Oggi è un giorno molto triste. Quando fuori l'area agricanica, ma direi anche la Calabria, dice addio a Pippo Mafrici, è morto a 6 giorni dall'emorragia cerebrale che lo ha stroncato a 65 anni in ospedale a Reggio di Calabria. Dicevamo, è un giorno triste, l'area grecanica, il teatro, ha perso una grande persona di un calibro di cui non ne vedremo mai più, una vera e propria icona, ma soprattutto la Calabria. Ha perso un uomo saggio e amorevole che ha insegnato a tutti appunto a ringiovanire, ad essere felici, ad essere allegri. Ma lo ha perso ancora di più e soprattutto la moglie, la sua famiglia, i due figli. Il sorriso contagioso di Pippo e la sua risata hanno reso il nostro martoriato territorio un posto più felice. Era tra i più popolari attori comici, non solo della fascia ionica reggina, ma calabrese, noto anche per il suo grande sorriso. Pippo voleva bene a tutti, riuscì ad affascinare il pubblico per un ventennio solo con la sua presenza. Bastava la sua presenza sul palco per far sorridere la gente, per far felice la gente. Interpretò sempre personaggi gentili e anche un po' a volte maldestri, animati da buona volontà e desiderosi di offrire aiuto agli altri. Quasi voleva essere un angelo custode. Mandato forse dalla provvidenza, quella provvidenza che poi però stranamente ce lo ha appunto levato. L'agonia, dicevamo, è durata 6 giorni. Si è spento ieri domenica, Pippo Mafrici, a 65 anni, e noi diamo con profonda tristezza la notizia della scomparsa dell'attore e dell'amico Pippo. Un uomo e un attore teatrale simpaticissimo, ma soprattutto un grande uomo, un padre di famiglia, che ha allietato per anni le piazze di tutti i paesi dell'area grecanica sulla scena di Palcoscenico 91. Ieri, in questa settimana, tutti gli amici della compagnia teatrale non lo hanno mai lasciato solo per un attimo, sono stati a fianco a Pippo, a fianco alla sua famiglia, a fianco a questa persona speciale che aveva un sorriso speciale, specializzato nel far ridere questo attore. Era maestro dell'improvvisazione sia nella fase creativa che nella fase della messa in scena. Sul palcoscenico Pippo giocava spesso anche con la follia nei suoi personaggi, ricordiamo anzi tra quelli di maggiore successo uno degli spettacoli più famosi, Ciccio Pazzo, dove l'attore ha usato come al solito la sua improvvisazione, tenendo comunque fermi sempre i riferimenti già individuati, e si lasciava andare poi alla creatività, inventando e arricchendo il testo e la scena con nuove battute e nuove situazioni, quelle battute e quelle situazioni che poi facevano tantissimo divertire il pubblico, creava la scena, inventava battute, cambiava ritmi direttamente sul palcoscenico in fase di spettacolo. La morte di Pippo ha lasciato molti nello sgomento. Oggi che non c'è più Pippo ci mancherà, ci manca già, ci mancherà di più e neanche forse da morto riuscirà a farci piangere, anche se abbiamo tutti pianto e stiamo piangendo
la sua scomparsa, perché Pippo era vita, e forse è meglio ricordarlo così. Pippo era divertimento, sarcasmo, ha veramente rappresentato il lato positivo della nostra storia e della nostra Calabria. Accanto a Pippo la moglie, i suoi due figli e poi, come dicevamo, tantissimi amici, ma soprattutto quelli che lui definiva i suoi fratelli e le sue sorelle. Vediamo come lo ricorda oggi la Gazzetta del Sud, che ha voluto appunto dedicare a Pippo sulla pagina ionica del giornale un articolo di spalla. Quando fu rimarino è scomparso Pippo Mafrici, maestro di teatro popolare. Una passione infinita, scrive Giuseppe Toscano, per la recitazione, accompagnata da una predisposizione naturale a calcare le scene. Filippo Pippo Mafrici è stato un grande protagonista del teatro amatoriale reggino e calabrese dell'ultimo ventennio. La sua morte, avvenuta nella giornata di ieri, ha lasciato appunto senza parole amici, tantissimi colleghi, parenti, tutte persone con le quali lui aveva vissuto e aveva lavorato, e poi le sue doti per anni esibite sui palcoscenici di tutta la regione. Pippo Mafrici, 65 anni, pensionato, è stato stroncato, come dicevamo, da una emorragia cerebrale. Nei giorni scorsi si era sentito male ed era stato ricoverato in rianimazione agli ospedali riuniti. Le sue condizioni erano apparse disperate, poi l'evoluzione della mattinata di ieri è stata purtroppo di segno negativo. Lascia la moglie Ninetta Foti, i due figli Salvatore e Marta. Così la Gazzetta del Sud. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15 nella chiesa Regina Pagis di Condofuri Marina, dove viveva con la sua famiglia. Pippo era anche lo zio dell'attuale sindaco di Condofuri, Mafrici. La nostra redazione è vicina, anche perché siamo stati sempre amici, vicinissimi a lui e alla sua famiglia, così come lo siamo in questo triste momento. E dicevamo, e siamo convinti, che per quanto la morte di Pippo ha lasciato molti nello sgomento, oggi è vero, ci manca, nei prossimi giorni ci mancherà di più, ma noi lo vogliamo ricordare come Pippo era, cioè sempre sorridente, perché Pippo era vita, divertimento, sarcasmo. Speriamo che Pippo da lassù continui a seguire la sua famiglia e tutti noi. E chi è sto coso? Nuva? Nuto! Nufato! Nufa! Soleffo! Giusto! Allora non sei tutto storto! Insomma, mi arrangio! Pensa che andava gente che scangiano no farzoletto venuto a Vagliolo! Che sono storto! Scangiano no farzoletto!